tiene in campo questa palla non semplice, ancora lo sloveno cercato dal suo palleggiatore, gran palla di Christensen, ma appunto ha segnato a Trento. Sokolov a terra, attenzione, si sta tenendo la caviglia, speriamo sia nulla di grave per il bulgaro che si copre il viso, sembra essere ricaduto male dal muro, forse intanto si sta scaldando Alberto Casadei, il secondo opposto della formazione di Gian Lorenzo Bianchini, ma tutti qua speriamo che non si tratti di nulla di irrisolvibile per Zezzo, amatissimo da Trento, oltre che ovviamente dai suoi attuali tifosi, quelli di Civitanova. Vediamo il ghiaccio sulla caviglia dell'opposto 26enne che arriva dalla Bulgaria, si tiene la caviglia destra, Zezzo sembra essersi un attimo ripreso, forse c'è anche lo spavento iniziale, ma intanto viene sollevato dai suoi compagni che lo accompagnano saltellando a bordo campo. Applauso di tutto il Palatrento, di tutti i 4.000 al bulgaro, che speriamo si possa riprendere in tempo per rientrare in campo. Si allontana intanto dal terreno di gioco mentre fa il suo ingresso. Trento 3, Civitanova 1, Trento vince a punteggio pieno e decreta la prima sconfitta stagionale per gli uomini di Gian Lorenzo Bianchini. Dal Palatrento è tutto, da Sara Ravanelli è tutto, grazie per averci seguito. Si torna in campo per Trento giovedì 17 in quelli Piacenza. Per quanto riguarda invece